Ciao a tutti ragazzi dal vostro Zet Castle, bentornati alle video recensioni di Cultura Pop Italia, ovviamente dal trono di Zet. Kaiju Number 8 è il fenomeno manga del momento. Da tempo non si assisteva ad un tale entusiasmo per l'uscita di un titolo, peraltro di un autore ancora inedito in Italia e, cosa ancora più singolare, senza un anime che faccia da traino al tutto, quantomeno ancora. Il manga di Naoya Matsumoto, uscito a luglio 2020 in Giappone su Shonen Jump Plus, ovvero la piattaforma digitale della celebre rivista di Shueisha, ha generato decine di milioni di letture e nella controparte cartacea ha superato i 5 milioni di copie vendute, diventando un successo davvero strepitoso. Oggi arriva in Italia grazie a Star Comics con un progetto davvero eccellente, un lancio marketing a cui non assistevamo veramente da un bel po' di tempo. Eccola qua, versione regular a 4,90€. C'è una Monstrous Box contenente i primi due volumetti, un portachiavi, una spilla, un magnete e una card da collezione. C'è una variant, guardate che bella, con un effetto materico in rilievo spessorato in copertina e quattro cartoline raffiguranti poi i diversi protagonisti in allegato. C'è addirittura una limited con lamina metallizzata, effetti pantone particolari che donano brillantezza alla copertina, è un effetto decisamente molto 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 entusiasmante, con allegato un set di quattro segnalibri in PVC trasparente fustellati ovviamente con i quattro protagonisti a 7,90€. Le sorprese, a quanto dicono, non sono ancora finite. Ma di cosa parla Kaiju Number 8? Kafka Ibino ha 32 anni e vive in un mondo che periodicamente subisce l'invasione di pericolosi e giganteschi kaiju. Lavora per la Monster Sweeper Incorporated e si occupa di ripulire i danni causati dall'abbattimento dei mostri. Insomma, un lavoro da merda. Ma Kafka ha sempre sognato di entrare nei corpi di difesa anti-kaiju. Lo avrebbe promesso all'amica d'infanzia, Mina Ashiro, che ora è la punta di diamante dei corpi militari di difesa e sembra una stella irraggiungibile. Durante un attacco kaiju, Kafka, dimostrando uno spirito assolutamente indomito e un grandissimo coraggio, salva il giovane collega Leno Ichikawa, apprendista peraltro quindi molto giovane, con ambizione di diventare anche lui un membro dei corpi di difesa, e per questo rimane ferito. Proprio quando sembra rimettersi, uno strano, stranissimo kaiju praticamente prende possesso del suo corpo come se fosse un parassita. E improvvisamente il nostro protagonista si trasforma in un ibrido uomo kaiju mostruoso e dotato di una potenza incredibile, capace addirittura di abbattere kaiju minori e non solo con un singolo colpo. L'attenzione dei media durante la fuga, eccetera, e quello che ne capiterà attorno comporterà un evento raro, cioè l'affibbiazione di un nome proprio a questa creatura, Kaiju numero 8, considerato pericolosissimo e obiettivo primario. In realtà Kafka, sotto l'aspetto mostruoso, rimane lo stesso di sempre e presto imparerà anche a controllare le manifestazioni estetiche, arrivando a decidere di usare il suo potere per conquistare il suo sogno, entrare nelle forze di difesa nonostante tutti i segnali contrari. Con lui anche il talentuoso Leno Ichikawa, l'ambiziosa e fastidiosa Kikoru Shinomiya e molti altri abilissimi e promettenti giovani. Comincia così non solo l'addestramento per Kafka, ma anche il suo percorso volto a ricongiungersi all'ancora misteriosa Mina Ashiro e risolvere il mistero legato a chi guiderebbe i kaiju invasori. Ovviamente i mostri non sono solo delle creature senza intelletto che sfasciano tutto quanto. Fin dall'inizio farà capolino un misterioso ibrido uomo kaiju di cui non si sa ancora nulla, che sembra essere il fulcro di un mistero ancora più grande. Azione, gag, personaggi ottimamente caratterizzati, disegni semplici ma efficaci anche grazie all'uso di inquadrature davvero azzeccate ad una buona regia, combattimenti super e un sogno da realizzare. Insomma, tutti gli elementi che deve avere un buon manga shonen di successo. Ma quindi qual è il vero motivo di tutta questa popolarità? A livello di originalità non si può certo dire di trovarsi di fronte a qualcosa di innovativo. Insomma, il protagonista che porta dentro di sé un mostro e usa la potenza per il bene di tutti, pur conservando la propria umanità, è un elemento narrativo già ampiamente utilizzato, frequentissimo, dal leggendario Devilman a Naruto, Bleach, l'attacco dei giganti, di Grey Man, potrei andare avanti all'infinito. Però i tributes presenti sono sinceri e accurati, proprio anche pensando in riferimento all'opera di Gonagai o magari riscontrando alcune scene che sono veramente molto molto riconoscibili, Neon Genesis Evangelion, tra l'altro.
La narrazione ha un ottimo ritmo, sapendo dosare e alternare con estra momenti disperati di combattimento e fasi più leggere, lasciando spazio all'approfondimento dei protagonisti, fondamentale. Inoltre, il mood tokusatsu e la presenza dei kaiju è sempre un elemento di forte richiamo, specie in un battle shonen, che però in questo caso ha un sapore un pochino old school. Kaiju No. 8 però ha una combinazione davvero interessante a livello socio-psicologico. Kafka Ibino non ha 13, 14, 16 anni come la maggior parte dei protagonisti di queste opere, ne ha 32. Ha un lavoro, ha rinunciato temporaneamente al suo sogno, ma ora ci sta mettendo tutta l'anima per conquistarlo e per farcela. E questo spirito di abnegazione e di coraggio arriva proprio nell'estate 2020, in piena pandemia mondiale, con il pianeta in lockdown e nessuna reale certezza per il futuro. Di certo è un personaggio molto rassicurante e questa è una caratteristica importante, c'è un tempismo veramente pazzesco. Permette ai più grandi di immedesimarsi in lui e ai più giovani di avere una figura paterna o di buon fratello maggiore a cui aggrapparsi e fare riferimento. In mezzo ad un cast di personaggi comunque, gli altri protagonisti sono molto stereotipati, Shinomiya per esempio si comporta esattamente come fa all'inizio Asuka Soryu Langley in Evangelion, il vice comandante Oshina come Roy Mustang di Full Metal Alchemist, giusto per fare due esempi. Però da qui emerge proprio questa bontà e questa solidità di Kafka Ibino, che finalmente ci toglie dalle scatole il solito protagonista adolescente complessato e pieno di mal di vivere con manie suicide, per darci un uomo più quadrato ma non meno sfaccettato, più credibile anche. E poi, sempre in rapporto con la situazione pandemica, abbiamo una squadra di eroi che pur con le differenze, le asprezze e gli angoli da smussare, si unisce compatta per affrontare la minaccia e mostra come ci si possa rialzare tutti insieme aiutandosi anche nei momenti più neri. Un po' come Demon Slayer, ma mia opinione personale, finora decisamente meglio, anche perché basta yokai, non ce la faccio più, veramente. Insomma, Kaiju No. 8 non è solo un buon fumetto shonen, ma è anche il perfetto figlio dei sentimenti positivi scaturiti da questa pandemia di Covid-19. E noi, così come in altri paesi, lo accogliamo con tutto il calore che il boom del manga ha comportato, forse nel nostro caso più suscettibili al marketing e alla pubblicità che non alle vere caratteristiche del fumetto che comunque scopriremo man mano. Le due variant, wow, veramente molto molto belle. Guardate, ve le faccio vedere ancora, guardate che figata. Rappresentano un approccio ancora abbastanza inedito per il pubblico dei manga, mentre noi, lettori abituali di comics, siamo anche abituati all'utilizzo anche di particolari tecniche, eccetera, eccetera. Quindi, Kaiju No. 8 è un ottimo shonen. Solido, ben narrato, robusto. Non è originale nel senso puro del termine, ma è originalmente genuino. È una bella sfumatura. Certo, è fortemente targetizzato per un pubblico giovane che lo adorerà, come ha adorato tanti altri fumetti del genere, ma riesce ad essere piacevole anche per i lettori più grandi, pur in quel caso senza stupire troppo. Ve lo dice uno che comunque ha pianto sul finale di Summertime Rendering, sempre di Star Comics. Vi avvicinerete per la moda, probabilmente, e perché ne state sentendo parlare in una maniera, diciamo, devastante, ma l'augurio è che poi restiate su Kaiju No. 8 per la bontà del soggetto e il significato profondo di quest'opera. E voi? Cosa ne pensate di questo Kaiju No. 8, di questo fenomeno che si è creato attorno ad esso? Quali sono i vostri shonen manga preferiti e perché? Fatecelo sapere nei commenti, ovviamente lasciate un bel pollice in su. Vi chiediamo ovviamente come sempre di iscrivervi al nostro canale YouTube e di attivare la campanella per non perdere neanche una notifica. Signore e signori, i kaiju sono tornati, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti dal vostro Zcastle. Yeah!